Shalom lekulam, un buongiorno a tutti e bentornati sul canale Filosofo di Strada. Questo video, beh, volevo affrontare un argomento che rientra un po' in quella che è la concezione religiosa, ma anche spirituale, ma anche dottrinale. Tra l'altro un argomento molto 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 usato dai testimoni di Geova. Di cosa voglio parlare in questo video? Beh, di qualcosa che non è legata propriamente all'Antico Testamento, ma che comunque segue un suo filologico. È Armageddon. Armageddon o la battaglia di Megiddo o la fine del mondo o la fine di questo sistema di cose o il raggiungimento di un nuovo stadio? Beh, la discussione potrebbe essere veramente lunga, ma veniamo ad analizzare così un po' il fatto a livello generale. Non volevo in questo video fare una serie di scritture o fare una serie di letture, più che altro due chiacchiere così, in armonia, in serenità, per vedere cosa veramente rappresenta questo Armageddon, questa fine del mondo. Esiste veramente? È così letterale, è così scritturale, come è concepita? Beh, dobbiamo prima di tutto analizzare un attimino quello che è la scrittura ebraica. Ora, la cosa sorprendente è cosa dice la scrittura ebraica di Armageddon, della battaglia di Megiddo. Ne fa delle semplici citazioni a livello di stato coscienziale. Questo perché? Perché non c'è un'apocalisse, non c'è un Armageddon, non c'è una rivelazione. Ricordiamoci che il libro dell'Apocalisse fa parte della Bibbia, ma fa parte delle scritture evangeliche. Il Vangelo non fa parte delle scritture ebraiche e quindi Apocalisse, rivelazione o chiamiamola la fine dei tempi, non c'è nella concezione ebraica. Alcune scuole religiose ebraiche prevedono una risurrezione? Sì, una risurrezione dei giusti alla fine dei tempi, per la creazione di un nuovo mondo. Un nuovo mondo con nuove regole che sarà però la continuazione del mondo precedente. Non ci sarà nessuna distruzione. Quindi la battaglia è considerata come una battaglia interiore delle coscienze per arrivare a quello stadio evolutivo. Quello stadio evolutivo che porterà a riconoscere il divino e l'assoluto come unica forza che permea l'intero universo. A riconoscimento di questo, riconoscere che l'energia divina permea tutto il mondo, che tutti noi siamo in uno stato divino potenziale, il riconoscimento di questo porterà a quello che è la fine di questo sistema di cose, ma inteso come un sistema spirituale, come un sistema coscienziale. Questa è per gli ebrei la fine di questo sistema di cose, l'Armageddon, la battaglia finale, l'arrivo a una coscienza unica, a una coscienza unica evoluta. Per le parti religiose sarà per i giusti. Ma attenzione, non ci confondiamo, a differenza di altre religioni, l'ebraismo parla di giusti, coloro che avranno operato con giustizia, indipendentemente dalla loro religione, dal loro credo e indipendentemente dal fatto che credano o no in un Dio superiore. Il mondo dei giusti è il mondo dei giusti, fuori del pensiero, fuori della filosofia, fuori della religione. Quindi, come possiamo considerare l'Armageddon? Per i religiosi, l'Armageddon sarà quello che è il giudizio dei giusti. I giusti saranno, diciamo così, promossi a una continuazione della vita, a una continuazione su una terra dove ci sarà l'intera conoscenza di Dio. Questo poi sarà sviluppato, vedremo, in tantissime maniere, ma sostanzialmente la concezione è questa. Quindi,
La maggior parte degli ebrei, quando parla di ritorno alla conoscenza di Dio e di terzo tempio, stiamo parlando di una cosa spirituale, un raduno spirituale. La ricostruzione del terzo tempio non è una cosa materiale, è la costruzione di un insieme spirituale, è il ritorno allo spirito originario, è il ritorno a quello spirito con cui erano stati costruiti i primi due templi di Israele. Uno scopo totalmente spirituale. Bene, il terzo tempio è spirituale, è il ritorno del popolo di Israele alla sua originalità, al suo progetto iniziale, la crescita e il raggiungimento dell'unità con il divino. Questo sarà per tutti, per gli ebrei religiosi sarà per i giusti, ma i giusti al di fuori del loro credo, della loro religione, perché tutto sarà in base alle azioni, non all'appartenenza religiosa o filosofica. Cosa ne fa il cristianesimo? Beh, il cristianesimo abbiamo visto che, guardando il libro di Apocalisse o Rivelazione, come meglio, ne fa una fine del mondo. Vi sono diverse correnti, non sono solo i testimoni di Geova a pensare a una fine del mondo. Tra l'altro, tutto sommato, riguardo alla Terra, i testimoni di Geova sono abbastanza ottimisti, tra virgolette, perché dicono che la Terra comunque continuerà. Mentre alcuni catastrofisti parlano di distruzione sulla Terra e di nostro trasferimento su altri pianeti. La cosa in comune di molte sette cristiane, testimoni di Geova compresi, è appunto la salvezza unica. Solo chi professa la loro religione si salverà. Questo è anche tipico, come vediamo, nei testimoni di Geova. Ecco perché affronto questo argomento. Perché veramente Armageddon, la fine dei tempi, è veramente il grande cavallo di battaglia dei testimoni di Geova. Non vi dico di tutti i fallimenti delle profezie, perché sarebbe inutile. Penso che tutti quelli che facciano parte dei testimoni di Geova, ne abbiano fatto parte, conoscono questa lunga serie di profezie che non si sono mai avverate, anche perché fatte su calcoli completamente sballati e prendendo scritture parziali o veramente cambiato il significato di alcune scritture dell'Antico Testamento. Non sappiamo noi una data precisa di quando avverranno queste cose. E viene presentata la visione di Giovanni come la visione della catastrofe. Viene citata la bestia, vengono fatte diverse citazioni simboliche rapportate come qualcosa che deve portare a una distruzione, a una punizione di questi cattivi malvagi che saranno totalmente sterminati. Per molte sette cristiane rimarranno vivi solo gli adepti della setta, gli altri saranno stroncati. Io mi ricordo che in alcune sette cristiane estremiste, ma anche negli stessi scritti dei testimoni di Geova, queste immagini di miliardi di persone morte che saranno lì accumulate, che saranno poi tolte dalla potenza di Dio che disintegrerà tutti questi cadaveri, che li farà sparire, cose veramente assurde. Quindi Armageddon come distruzione è veramente, veramente un paradosso che non può reggere. Naturalmente questo fa parte della credenza personale di tutte le persone. Ognuno può credere che vi sia un Armageddon, ma guardiamo la cosa anche da un punto di vista biblico. Se torniamo alla Genesi, troviamo il cosiddetto patto Noachide. Cos'è il patto Noachide? Dio, Hashem per gli ebrei, o chiamiamolo come vogliamo, Altissimo Creatore, Signore, fa un patto con Noè. Ma Noè non è Noè, Noè in quel momento rappresenta l'intera umanità. Il patto è tra Dio e l'intera umanità. Cosa viene stabilito
nel patto che non verrà mai più distrutta la terra. Come viene garantito questo? Viene garantito dal patto Noachide. Vi ricordate la scrittura? Finché vi sarà l'arcobaleno in cielo, il nostro patto sarà indelebile. Quindi, se la vogliamo mettere da un punto di vista scritturale, la distruzione della terra non è possibile. Ora, l'obiezione che fanno molti, dicono, vabbè, ma è stato promesso che non distruggeranno la terra, ma l'uomo? Se guardiamo bene le scritture, anche dell'uomo viene detto che non sarà mai più usata la distruzione dell'umanità. Quindi, se vogliamo prenderla da un punto di vista scritturale e ritenere che le cose che dice l'Antico Testamento possano essere veritiere, ecco che un Armageddon fatto di morte cruenta, un Armageddon fatto di distruzione dell'umanità, o di distruzione parziale o totale della terra, non è possibile. Quindi l'eterna battaglia tra il bene e il male c'è sempre stata. Ma perché è normale? Perché siamo in un mondo duale, perché siamo nel mondo del libero arbitrio. Tutto si regge grazie alle battaglie degli opposti. No, pensate. Non potremmo distinguere un buono se non c'è il cattivo, non potremmo distinguere una persona alta se non ce n'è una bassa, non potremmo distinguere un lungo cammino se non ce n'è uno corto e potremmo andare avanti e citare migliaia di opposti. In realtà il fatto è questo. Cosa quindi rappresenta Armageddon? Per molte religioni estremiste, la fine del mondo. Per alcuni la fine del mondo totale è una ricostruzione, per molti la morte di tutti i cosiddetti infedeli, quelli che non credono nella loro religione, è la salvezza riservata ai soli adepti che continueranno in nuove terre, in nuove dimensioni o, come testimone di Geova, continueranno semplicemente su questa terra. La cosa veramente tremenda è pensare come si possa pensare alla morte e alla strage di tutte le persone che non hanno aderito alla loro setta, alla loro religione. Ma come ripeto, questo è comune a moltissimi, non solo ai testimoni di Geova. Ora, guardiamo la cosa da un punto di vista ebraico. Per gli ebrei, come dicevo prima, l'Armageddon è la battaglia interiore. La battaglia che ogni essere umano ha nella propria evoluzione, nel cercare di comprendere quello che deve veramente fare. Il nostro Armageddon interno cos'è? È la nostra battaglia tra lo spirito e la materia. Vi ricordate, l'abbiamo visto in altri video, noi dobbiamo raggiungere 50 e 50, come si fa negli accordi aziendali. 50% spirito e 50% materia. Questo è trovare la giusta via di mezzo, adoperare la materia senza attaccarci ad essa, elevare la nostra parte spirituale attraverso la comprensione, attraverso ad arrivare finalmente a uno stato di coscienza superiore, abbattere il nostro stato di coscienza primordiale. Questa è la vera battaglia di Armageddon, questa è la vera battaglia, la nostra battaglia interiore. Per raggiungere una nostra elevazione superiore. Ed ecco allora sì che finisce questo sistema di cose per iniziare un nuovo sistema di cose. Un nuovo sistema perché? Perché si raggiunge una evoluzione. Si raggiunge uno stato di coscienza superiore. Si raggiunge qualcosa di avanzato. Avanzato verso che cosa? Verso la conoscenza del divino, verso la coscienza del superiore. Non importa se lo consideriamo un Dio, un'energia superiore, una forma particolare che permea tutte le cose. Non è importante, l'importante è che il nostro avanzamento, il nostro Armageddon interiore è vincere la battaglia contro la nostra coscienza primordiale per arrivare ad una coscienza superiore.
superiore, a una comprensione, ad alzare il nostro livello di coscienza umana. Quando faremo tutto, questa sarà la vera rivoluzione. Quando arriveremo a questo, sarà la vera rivoluzione, perché sarà distrutto tutto lo stato di coscienza precedente. In questo senso, una vera e propria Armageddon è una vera e propria distruzione. Distruzione della vecchia dimensione, del vecchio stato di coscienza per arrivare al nuovo. Come si ottiene questo? Beh, lavorando su se stessi, lavorando verso l'evoluzione, lavorando per se stessi e gli altri. Perché un insegnamento sempre valido è ama il prossimo tuo come te stesso. Non è una cosa campata in aria o una frasetta detta tanto per dire, è qualcosa di importante. Questo noi dobbiamo fare, questo noi dobbiamo operare per andare avanti, per arrivare all'Armageddon. La battaglia finale, ma la battaglia finale, la battaglia interiore. Una battaglia che è positiva perché permette il nostro avanzamento nel cammino evolutivo, il nostro superamento dei vecchi schemi. Bene, cosa otteniamo con questo alla fine? Beh, è quello che i cabalisti chiamano l'arrivo del Messia, il Messia interiore. Cos'è per i cabalisti Armageddon? Armageddon è quello stato di battaglia interiore che porterà l'arrivo del Messia. Cosa rappresenta il Messia simbolicamente? Rappresenta appunto questo nostro stato di coscienza superiore. Quello che molte discipline esoteriche, mistiche e molte filosofie, comprese anche quelle New Age, chiamano a loro maniera salto verso la quarta o la quinta dimensione. Noi sappiamo che in realtà questa battaglia porterà ad un nostro avanzamento. Non lo chiamiamo dimensione, non lo chiamiamo spazio, lo chiamiamo semplicemente una nostra presa di coscienza superiore. Dalla nostra battaglia interiore alla vittoria dello spirito. Bene, vi ringrazio ancora per avermi seguito, vi auguro una serena giornata e arrivederci a presto. Lei sarà Ort de Kulam. Grazie.